Salve a tutti ragazzi, bentornati su Anatohfa. Oggi abbiamo cambiato lo sfondo, mi trovo in un centro commerciale in attesa di una mia collega, la stessa con cui ho pubblicato il libro sul Destination Wedding Planning, per chi mi segue al di là del canale YouTube. Oggi parliamo di un argomento diverso, di un argomento curioso. Parliamo di Evil Eye, o possiamo definirlo l'occhio dell'invidia. È una superstizione, diciamo così, diffusa in tante culture. Ci credono tanto e ci credono in tanti in Egitto, ma diciamo che è una superstizione, una credenza che risale a migliaia di anni fa. Ce ne sono testimonianze tra gli antichi greci, gli antichi romani, in Turchia, anche nella nostra cultura. Cos'è l'Evil Eye? Di fatto, come ho detto, lo possiamo tradurre come occhio invidioso, occhio dell'invidia, la credenza secondo cui se hai qualcosa di buono, di positivo, che sia materiale o meno, se la gente ti guarda con invidia, potrebbero in qualche modo arrecarti danno in maniera più o meno consapevole o più o meno volendolo fare, ecco. E diciamo, come ho detto, che si ritrova in tante culture, anche nella nostra. Si trova nella Bibbia, se trovo il passaggio esatto vi scriverò anche dove. Si dice anche che se ne possa trovare traccia nella Divina Commedia di Dante, esattamente nell'Inferno, il girone degli invidiosi, che vengono puniti avendo gli occhi cuciti con del fil di ferro. Dicono, insomma, c'è una doppia interpretazione, c'è chi dice che la punizione sia dovuta al fatto che in vita non hanno voluto vedere il bene, altri invece che abbiano gli occhi chiusi perché in vita li hanno usati appunto per guardare con invidia a ciò che le altre persone possedevano o avevano. Come ho detto, quindi è molto sentita in Egitto questa superstizione, vogliamo chiamarla così, per cui esistono anche delle preghiere, quindi stiamo parlando anche di non solo egiziani, ma musulmani in particolare, recitano proprio delle preghiere per evitare di maledire, di mandare di danneggiare gli altri e di essere danneggiati dagli altri proprio per questo sguardo invidioso. Vi lascio tra l'altro l'immagine di quella che è una, insomma, delle preghiere che vengono recitate proprio in questo caso. Si spingono anche oltre, nel senso che se io mi trovo in Egitto, voglio fare un complimento, voglio dire a qualcuno che ha una bella casa piuttosto che un bel vestito, piuttosto ma quanto sei bravo, e hai ottenuto un successo al lavoro. Se io lo dicessi così, del tipo oh ma che bella la tua sciarpa, potrebbe essere interpretato come un modo proprio come se io lo stessi invidiando e stessi cercando in qualche modo di arrecargli danno. Per evitarlo, in genere utilizzano un modo di dire che mashallah prima di fare il complimento. È un modo appunto per proteggersi, anzi anche per proteggere gli altri da un qualsiasi danno che può provenire dalle mie parole. Quindi mashallah che bella questa sciarpa, mashallah che bella la tua casa, e via dicendo. Anche se non siamo musulmani possiamo utilizzare questo modo di dire, anzi, essendo stranieri potrebbero anche passarci sopra se non lo diciamo, ma di fatto rimarrebbe quel sentimento magari negativo, come se stessimo cercando in qualche modo di arrecare danno alla persona con cui stiamo parlando. Di fatto esistono anche degli amuleti, chiamiamolo così, dei talismani, dei simboli che servono a proteggersi da quest'occhio invidioso. Uno è conosciutissimo, vi lascio una foto qui, non è solo in Egitto, si vedono comunque queste collane con quest'occhio o rappresentazioni anche molto antiche di quest'occhio che di fatto serve solo a proteggersi da quest'occhio invidioso, da non confondere con l'occhio di Horus, specificatamente egiziano, che è sempre un simbolo, un portafortuna, ma diverso da
quello specifico per la, per la protezione da questo Ivolai. Io di fatto controllo i miei appunti per capire se mi sto dimenticando qualcosa, ma non credo. Quindi il video di oggi era molto breve, volevo solo insomma condividere con voi questa curiosità. Di fatto le superstizioni ci sono ovunque, pensiamo al corno che usiamo noi per insomma proteggerci e per portarci fortuna, e comunque la cosa curiosa è che l'Ivolai è una credenza che non appartiene solo all'Egitto, ha superato confini, ha superato ere, stiamo parlando di una credenza nata migliaia di anni fa e che ancora ora persiste in molte culture, in molti paesi. Voi cosa ne pensate? Io non sono una persona molto superstiziosa, però capisco che per essere sopravvissuta fino ad oggi ci sono tante persone che devono davvero crederci. Io per oggi ho finito qui, vi saluto, a presto!